Ciao a tutti, da un bel po' che non ci vediamo, avevo un po' da fare, quindi mo ricominciamo. E questo sarà un tavolino da salotto, questa è la parte sopra, quasi è finito. Mo adesso famo questi bordi qua e famo un taglio sul colore. Cominciamo. Prima di tutto dobbiamo fare un spazio, una righetta per fare un taglio dritto. Io faccio sull'occhio, chi non sa fa meglio con la righella. E così, come abbiamo fatto adesso, dobbiamo fare da tutte le parti intorno, fino a questo certo punto. Questo qua dove comincio un altro disegno e da parte apposta pure. Il taglio devi fare sempre un po' piegato per fare quel disegno che facciamo adesso. Ci servono tre sgorbi, semicerchio e angolare e un cortellino. Quindi cominciamo. Una volta con semicerchio, una volta con angolare. Ecco come viene. Adesso famo dall'altra parte. Una cosa importante, quando fate questi lavori con gli sgorbi, con le dita dovete sempre reggere, in modo che a sgorbi non si scivola e non vi fate male. Adesso dobbiamo collegare queste due parti. Famo partire prima a destra, entrare a sinistra, poi la parte inversa. Ecco che viene fuori. E così continuiamo su queste altre parti. Prima famo un taglio. Il coltello deve stare sempre piegato. E poi una volta con semicerchio, un'altra volta con angolare.
Piano piano, ecco cosa scappa fuori. Un disegno facile, leggero, e tutti possono fare. Un po' di pazienza. Ma adesso lo dobbiamo fare questa parte qua. E cominciamo con qui dentro. Lo famo uguale come questo qua. Le dita sempre regano legno in modo che non si scivola. Questa tavolina mi hanno ordinato da Inghilterra. Mo tra oggi e domani finisco e li spedisco. Allora, se quella parte abbiamo fatto così il giro, quindi questo in viceversa. Ecco qua. E così adesso ho fatto queste due parti qua. Adesso lavoriamo, ecco il nostro il bordo, e adesso lavoriamo su quelle parti qua, scure, che dobbiamo ritagliare. Quindi prendiamo il coltello e dobbiamo fare un taglio così. Dovete lasciare 1 mm. Ecco, vedete, questo è il taglio e 1 mm di spazio. Poi si prende semicerchio.
Cominciamo a lavorare. Dita sempre reggono. Noi stiamo per aprire un sito, si chiamerà adolfiuri.it. Nel prossimo video ne parliamo con calma per questa cosa. Tavolino non è cofanetto, e bisogna girare sempre. A maggio partecipavamo in Germania a una fiera, per questo pure ne parliamo nel prossimo video. Famo un video dove spieghiamo tutte le cose, dove comprare legno, sgorbi e tante altre cose. Insomma, ecco come scappa fuori. Adesso prendiamo Angolare. Adesso facciamo dall'altra parte, da qui.
E questo noi abbiamo fatto. Adesso facciamo questa parte qua. Qui lo facciamo uguale come qui. Lasciamo 1 mm del bordo e dentro facciamo il disegno. Le sgorbie io uso Stri e Adore Fiori. Io adesso faccio tutto a occhio perché la persona che mi ha ordinato il tavolino ha chiesto di non fare tanta precisione perché non vogliono che sembra che ha fatto la macchinetta. Vogliono così almeno si vede che è fatta a mano. Allora, cominciamo. E qui rifiamo come abbiamo fatto sui bordi. Uno entra qua. E qui lo famo uguale. Allora, rimasti queste parti qua. E questo qua. Cominciamo con quelli. Famo uno così e uno così. Questa parte lo facciamo uguale, una e un'altra. Su questo uguale lo facciamo.
adesso dobbiamo fare dall'altra parte. Girando il tavolino. Poi qui gli dobbiamo dare un'altra. Poi qui un'altra. Che guarda di qua. Così, qui lo famo uguale. Adesso dobbiamo far vedere queste parti qua. Allora, una va così. Un'altra va così. Queste qua li fanno entrare. Così. Ripetiamo. Uno va di qua. Un altro va di qua. E queste mi fanno entrare qui. Eccolo qua, il nostro tavolino da salotto. Si può ancora lavorare, però la persona che ha ordinato lo vuole lasciare così e noi lo lasciamo così. Questi sono le sgorbie che sono state usate. Se vi piace il video mettete like, iscriveteci sul nostro canale. Alla prossima!